Spostiamoci a Conversano, dove sta per arrivare il Presidente della Repubblica, a pochi chilometri di distanza, Francesco Jato. Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, grazie. Qui in questo palazzetto dello sport di Conversano c'è l'ultimo atto di questi 2 giorni del Capo dello Stato. Anche qui presumibilmente ci sarà un bagno di folla. Ecco, vedete, questo è l'ingresso del palazzetto dello sport che ospita questa manifestazione, questa cerimonia dai contenuti decisamente più politici, visto che ricorre il 90° anniversario dall'assassinio di Giuseppe Di Bagno, il primo martire del fascismo, il primo deputato eletto, un deputato nato proprio qui a Conversano nel Barese e che, come fu soprannominato da Filippo Turati, il gigante buono, si mise sempre dalla parte dei più deboli, degli agricoltori, alla difesa, in difesa di tutte quelle fasce deboli, una militanza attiva che proprio agli inizi del ventennio li costarono caro, gli costarono la vita. E ovviamente c'è un punto d'incontro molto e un sentimento molto forte che lega Napolitano, che è stata sempre espressione dell'ala cosiddetta migliorista del Partito Comunista, un'ala di destra, e quindi verso posizioni certamente più moderate. La Fondazione Di Bagno, ovviamente, ecco qui il figlio dell'onorevole che sarà ovviamente al centro di questa cerimonia, con diversi interventi, ovviamente quelli delle autorità, del sindaco di Conversano Lovascio, del governatore di Puglia Nichi Vendola, del presidente della provincia di Bari, e poi ci sarà un docente che esporrà proprio i profili di questo straordinario personaggio che è nato qui a Conversano. Ovviamente il parterre è formato in gran parte da scolaresche, ma c'è un nutrito parterre di autorità politiche, autorità pubbliche, mondo dell'economia che si è riunito qui a Conversano. Quello che vedete sono gli esterni, e con il presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introne, il governatore Vendola, il sindaco e le autorità che poi terranno qui all'interno del Palazzo San Giacomo un discorso che sono proprio in attesa della macchina presidenziale. Quelle che vedete invece inquadrate in questo momento sono praticamente le tribune del Palazzo San Giacomo, che sono praticamente riempite dalle scuole di ogni ordine e grado della città di Conversano. Ci sarà anche una studentessa del liceo Morea che interverrà proprio anche ricordando quella che è la figura, un po' il leitmotiv di questa giornata, di Giuseppe Di Bagno. Lo ricordiamo, il 90° anniversario. All'inizio, proprio quando arriverà il capo dello Stato, verrà proiettata una clip del film documentario Lutto di Civiltà, diretto da Pierluigi Fernandino, che è un regista e scrittore, e finanziato dalla Puglia Film Commission. Vediamo nelle immagini della nostra Donatella Bianco anche il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto, che sta colloquiando col governatore Vendola. Prima però di andare avanti vorrei chiamare in causa il collega Maurizio Marangeli, che seguirà accanto a me questa lunga diretta, anche perché Maurizio si sta occupando proprio del parterre della politica, tanti consiglieri regionali, parlamentari pugliesi, onorevoli. Maurizio, com'è la situazione? Sì, infatti, come dicevi tu, Francesco, il parterre è molto ricco. Vediamo se riusciamo ad inquadrare. Sono seduti uno accanto all'altro i due vice capogruppo al Senato del PDL, Gaetano Quagliariello, e del Partito Democratico, Nicola Latorre. Sono insieme, seduti accanto. Siamo in diretta con il TG1 24. Dicevo, siete seduti accanto, rivali al Senato. Per un giorno forse è meglio dimenticare i problemi della crisi. Beh, comunque alla Torre e a me capita spesso di essere seduti accanto. Sappiamo interpretare, credo, una partita che ci vede contrapposti, ed è un esempio di come l'amicizia possa convivere con la contrapposizione politica. Oggi è una giornata che avrebbe dovuto essere bella, purtroppo è funestata da quanto è successo a Genova e da quanto sta succedendo in Liguria. Il ricordo di Giuseppe Di Bagno 90 anni dopo ha un senso importante, soprattutto per la sinistra. Ha un senso importante innanzitutto per la Puglia, perché
è un'occasione per ricordare le grandi tradizioni democratiche di questa terra. E poi certamente è una grande occasione per la sinistra per avere consapevolezza di una grande storia che mai va smarrita, anche pensando a tutte le novità di cui c'è bisogno in questa fase. Giuseppe Di Vagno era un giovane avvocato, figlio di una famiglia bene di Conversano, aveva soltanto 32 anni, era stato eletto al Parlamento nel mese di maggio. Pensate, a Conversano i fascisti presidiarono i seggi per impedire ai cittadini di votare Di Vagno, che invece fu eletto, nonostante non prese voti qui a Conversano, fu ugualmente eletto tra i primi grazie ai tanti voti che ha raccolto nelle altre città della Puglia. Era un giovane avvocato, dicevo, e con me c'è un grande penalista barese, l'onorevole Francesco Paolo Sisto, un giovane avvocato, figlio di una famiglia bene, che decide di vivere la propria vita, di sacrificarla per i poveri, per i diseredati. Grande avvocato come età, e direi che è una figura fulgida che fa onore alla Puglia, ma sostanzialmente ripropone un principio, che l'avvocato può essere avvocato di tutti i cittadini, cioè può spostare il suo interesse dai propri clienti alla collettività. Ed è quello che noi cerchiamo di fare in politica. Il professionista avvocato in politica sostanzialmente ripropone questo modello, non con il coraggio, con la grinta, con la voglia, la capacità di Giuseppe Di Vagno, ma noi ci ispiriamo comunque a dei principi che hanno nella Costituzione il loro punto di partenza e di arrivo, e nei cittadini l'oggetto di questa tutela. Credo che questa manifestazione sia importante per ribadire la capacità di sacrificare se stessi per la collettività. L'autopresidenziale nel frattempo, Maurizio. Bene così, Maurizio, allora riprendiamo la parola qui dalla postazione centrale. Come vedete, le nostre telecamere adesso stanno inquadrando proprio l'arrivo della macchina presidenziale. Dovrebbe scendere proprio il capo dello Stato con la signora Clio. Eccoli qui che arrivano, sono appena giunti qui nella città di Conversano. Ci sono già i primi segnali di saluto con la mano. Ovviamente, ecco, vedete il presidente Napolitano, che proprio ieri aveva sottolineato l'importanza, l'esigenza di un patto tra le generazioni, e si era davvero, aveva molto apprezzato la presenza di tanti bambini, di tanti ragazzi durante le sue tappe di ieri su Bari, anche in occasione della mattina della visita al Sacrario dei caduti di oltremare. In questo momento il presidente della Fondazione Di Vagno sta proprio accogliendo Gianvito Mastroleo, sta proprio accogliendo il capo dello Stato assieme alle altre autorità che lo stanno seguendo, e quindi sta per fare proprio il suo ingresso all'interno di questo palazzetto dello sport, questa struttura, il Presidente della Repubblica. Ecco il Governatore Vendola e le altre autorità schierate, pronte quindi all'accoglienza ufficiale. Sapete che c'è un protocollo, un cerimoniale da rispettare. In questo momento c'è proprio un conciliabolo tra tutte le autorità e il Capo dello Stato, che proprio stamane, poco fa, a Turi è intervenuto sulla tragedia in Liguria, la tragedia di Genova, dove è scattato lo stop alla circolazione. Ma sono tanti i dubbi, le perplessità. Lo stesso Capo dello Stato ha detto: cerchiamo ancora di capire quali siano state le cause di questa tragedia, i danni e i lutti. Ovviamente l'intero paese è sgomento per queste vittime, alcune giovani vittime, alcune giovani donne. Ovviamente anche questa cerimonia, questa manifestazione vive il condizionamento di questa vera e propria tragedia nazionale. Continua il capo dello Stato a intrattenersi con il presidente Vendola. Vedete ancora queste immagini della nostra Donatella Bianco, ecco anche altre autorità che sono ovviamente presenti, la moglie alle spalle, lo ha seguito in tutte le tappe di questa due giorni qui in Puglia, in provincia di Bari. Un viaggio programmato da mesi, l'unico fuori programma, quello di Barletta, sul cratere della tragedia, della strage delle
delle donne di un mese fa circa, del 3 ottobre, l'unico fuori programma di questa due giorni, che è stata davvero molto intensa per il capo dello Stato, tra l'altro in costante contatto con il suo staff, parte e qui in Puglia, anche per le vicende internazionali, per le vicende che stanno vedendo il governo Berlusconi appeso ad un filo. E vedete, in questo momento il corteo delle autorità ha iniziato proprio il suo cammino verso l'ingresso di questo palazzetto dello sport. Ci sarà ovviamente l'ovazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di Conversano, che si stringe idealmente attorno a questo suo simbolo immanente, che è diventato così un simbolo storico, un simbolo di orgoglio, di riscatto del popolo dell'intero Mezzogiorno, insieme anche a Di Vittorio. Ovviamente Di Vagno qui è davvero un personaggio che unisce anche le generazioni, unisce i sentimenti anche meridionalisti, sicuramente, perché proprio lui è sempre stato al fianco degli ultimi e dei deboli, soprattutto qui nel Mezzogiorno, per un riscatto che da sempre, sin dagli inizi di questo secolo, ma la questione meridionale è nata anche prima, sempre per l'appunto sentita questa esigenza. Stiamo ancora vedendo immagini dall'esterno di questo palazzetto dello sport. Ecco, siamo tornati, diciamo, a fare una bellissima panoramica di questi spalti completamente gremiti. Ovviamente teniamo presente che ci sono le consistenti misure di sicurezza in un'occasione del genere, anche perché questo è un posto ovviamente anche abbastanza esteso. Questo invece che state vedendo ora è il parterre della politica, del mondo imprenditoriale presente quest'oggi, tanti anche i primi cittadini, oltre ovviamente al padrone di casa Di Vagno. Ancora però non c'è l'ingresso diciamo ufficiale, diciamolo così, a battesimo di questa ultima tappa della visita a Bari e provincia del capo dello Stato. Ecco, in questo momento dovremmo proprio assistere, c'è un po' di fermento, anche perché i preparativi per i ragazzi sono stati anche qui lunghi e complessi, hanno visto l'entusiasmo proprio dei ragazzi nell'aspettare questo momento. Ci sono bandiere tricolore, ci sono degli striscioni, ovviamente tutto il calore e l'entusiasmo della città saranno espressi in questo momento, una sorta di ingresso in campo, anche perché questo è un luogo proprio dello sport, di tanti successi anche per lo sport locale, per la pallamano, una delle attività sportive più celebri, più seguite qui a Conversano, nel Barese, in questa cittadina che, lo ripetiamo, ha dato i natali a Giuseppe Di Vagno, una figura del socialista, dello storico socialista onorevole assassinato dai fascisti nel 1921 a Mola, dopo un comizio, una squadriglia lo assassinò. Da allora però è diventato un simbolo proprio di riscatto per il sud, per gli agricoltori e per tante battaglie e movimenti operai.